Buongiorno amici, bentornati in questo nuovo video. Cosa mangio in un giorno? Iniziamo dalla mia colazione. Oggi sto mangiando del mango, quindi la mia frutta fresca di oggi è questa, un po' di mango. E poi prendo praticamente il solito tè. E questa volta il tè che ho preparato è un tè di Twinings, è uno di quei tè aromatizzati che mi vedete prendere sempre. Questo è il tè verde al caramello salato. E a me questi tè verde così piacciono tanto perché appunto il gusto fresco del tè verde si sente, in più c'è questa nota, ok, forse un po' artificiale, però ci sta bene questa nota così dolciastra. È anche profumata perché questi tè profumano tantissimo. Come al solito prendo il probiotico, questo qua è Yakult che vi faccio vedere sempre, quindi la mattina inizia sempre con uno Yakult e oggi come dolcetto mangio questo che è un muffin che ho fatto io, veramente sarebbe un cupcake alla vaniglia e la ricetta la trovate sul mio blog, non l'ho farcito e me lo mangio così. In questo modo è meno calorico, quindi ho la coscienza a posto, diciamo così. E poi mangio qualche nocciolina, queste qui mi piacciono molto e le vado sgranocchiando, ne mangio 4-5, non di più. E questa è la mia colazione di oggi, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo poi per il resto di questa giornata mangereccia, state con me. Eccoci qui, sono tornata a casa e ho comprato prima di tornare un po' di sushi. Questo l'ho preso al Japan Center. È un sushi misto, vedete, c'è un po' di tutto. Ci sono anche questi rotolini con dentro il tonno, le verdure. Qui forse c'è il salmone, l'avocado e intorno i semini. Nella confezione ci sono anche il wasabi e la salsa di soia. E poi nel piatto c'è un'infinità di insalata. Adesso io la condisco con un pochino di limone perché mi piace così e quindi mangerò il sushi. Io nel sushi non metto il wasabi, metto solo la salsa di soia e mangio queste cose. Bevo come al solito la mia acqua, voilà. E niente, queste sono le cose che vado mangiando e niente, vi saluto. Allora, merenda time, sto facendo lo spuntino. Allora, ho fatto del pane tostato, questo è pane integrale, e ci sto spalmando su del burro d'arachidi. Questo è un burro d'arachidi che mi piace molto perché vedete ci sono i pezzetti, quindi è croccante. Questo qui è 100% arachidi, non c'è l'olio di palma e non ci sono zuccheri aggiunti, niente. È così, molto buono, vedete, c'è un bel buco perché io spesso mi servo questo barattolo e poi vabbè qui c'è dell'acqua con un po' di limone perché mi piace molto bere dell'acqua con un po' di limone, lo trovo molto dissetante, insomma mi piace, quindi adesso spalmo anche quest'altra fetta e questo è il mio spuntino. E benvenuti all'ora di cena. Stasera mangio un filetto di orata che ho fatto in padella con un pochino di olio, un pochino di prezzemolo e un pochino di aglio. Ed è bello succoso, insomma, mi piace molto la carne dell'orata. E poi, come vedete, per contorno ci sono delle zucchine che ho fatto lesse, mini zucchine, un po' di insalata mista. Qui ci sono altre zucchine che ho condito con un po' d'olio e un po' di limone. E anche sull'insalata ho messo il limone. Qui ci sono le mie solite verdurine al vapore, carote, cavoli e broccoli. E poi qui c'è un filetto di sgombro affumicato. Questi sono buonissimi. Non si devono cuocere perché si comprano direttamente così. E io amo il gusto dello sgombro, un po' particolare, che poi insomma fa anche molto bene. Quindi niente, mangio la mia orata e poi mangio il mio sgombro. E questo è il mio sgombro affumicato, che ha un sapore tipo quello dell'aringa affumicata, però vabbè, naturalmente è diverso, l'aringa è più forte. E ci metto vicino un po' di mostarda di pere, ci sta benissimo perché appunto la mostarda sta bene vicino ai cibi affumicati, il pesce affumicato. E quindi mi mangio questa combo, continuo a mangiare anche le mie verdurine. E il video finisce qua. Io spero che questa giornata mangereccia vi sia piaciuta. Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, scrivetemi un commento, io vi risponderò. E
ci vediamo prossimo mercoledì, sempre alle 8 del mattino. Ciao, al prossimo video!